Salve ragazzi, come avrete visto, la politica è tornata ad occupare le prime pagine dei giornali e le copertine dei talk show e programmi di approfondimento. Lo strappo di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, ha aperto la crisi nel governo Conte 2, cioè il secondo che vede alla guida Giuseppe Conte, sostenuto da una maggioranza diversa da quella della prima fase. Nella prima fase era Movimento 5 Stelle Lega, ora è sostanzialmente Movimento 5 Stelle PD. Il Premier si è visto quindi costretto a chiedere la fiducia alle Camere, cioè a fare la conta sui parlamentari sui quali l'azione di governo può sostenersi. In entrambi i rami del Parlamento la fiducia è arrivata. Avrete visto che gli schemi degli emicicli di Senato e Camera si sono moltiplicati sui giornali e sugli schermi televisivi. Ora però si parla di governo di minoranza, il che può sembrare una contraddizione. Le decisioni si prendono a maggioranza, direte. È vero, ma le maggioranze hanno valori diversi. C'è una maggioranza assoluta, che è la metà più una dei parlamentari eletti, ovvero 315 alla Camera, che attualmente è 629 perché c'è un posto vacante, e 161 al Senato su 320 senatori. Si dice anche quorum questa maggioranza assoluta. Per il voto di fiducia, però, basta la maggioranza relativa. Ovvero, affinché il governo prosegua nella sua azione, i sì devono superare i no sul totale dei presenti in aula. Ecco perché al Senato, dove la maggioranza assoluta abbiamo detto che è 161, sono stati sufficienti 156 voti favorevoli affinché Conte non fosse costretto alle dimissioni. Questo però comporta diversi problemi nella gestione dell'iter legislativo. Le leggi e altri atti del governo passano dalle commissioni dei due rami del Parlamento. Sono tavoli che si occupano di argomenti specifici, dai trasporti alla giustizia, al bilancio agli affari costituzionali e molti altri. Al momento l'attuale maggioranza, quindi priva di Italia Viva, è vincente, diciamo così, solo in tre commissioni al Senato su 14 e in otto alla Camera. Dunque il rischio per gli esponenti di governo è, come si dice in gergo, di andare sotto, ovvero non riuscire a fare passare i propri provvedimenti nella commissione, vedendo quindi bloccata l'azione di governo. Il che in una fase dove ci sono 200 miliardi e passa dell'Unione Europea da spendere per l'emergenza Covid, ha allarmato sia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sia il Commissario Europeo Ursula von der Leyen. Per questo, nei prossimi giorni, assisteremo probabilmente ai tentativi di Conte e dei suoi di allargare il numero di senatori, definiti dalla maggioranza costruttori, per rafforzare l'esecutivo. O, in caso contrario, Conte potrebbe andare al Colle e rassegnare le dimissioni, aprendo la porta anche ad eventuali elezioni anticipate.